Buongiorno ragazzi, allora oggi parliamo del ritorno di Saw al cinema del 2017 con Jigsaw, dei fratelli Michael e Peter Spearing. Praticamente allora il tentativo di riportare in auge questa serie è stato non del tutto riuscito perché il film cerca di riproporre le meccaniche dei primi film, soprattutto del primo, del secondo, con queste stanze in cui si ritrovano queste persone che con ognuno di loro ha qualche colpa e tutto, però non riusciamo a ritrovare le atmosfere che trovavamo nei primi film, soprattutto fino al 3 o al 4, che comunque era già in calo la saga, già col 3D, il 7 eravamo già molto in calo. Se non fosse stato che era il 3D, probabilmente quel film sarebbe stato un mega flop. Questo qui è stato un flop anche questo in America. È incassato 38 milioni in totale, 16 milioni nel weekend di lancio, in totale 64 nel mondo, piazzandosi come settimo film della saga che ha incassato di meno. Quindi alla fine, nel senso, una delusione. Tutto sommato il tentativo non era stato del tutto negativo perché i fratelli Spearing, già registi di Undead del 2003, produzione australiana, che era un film, diciamo fantasy horror divertente, una cosa innovativa a basso costo, dei Breakers, altro film non male del genere. Non riescono con questo film qua a riproporre il Jigsaw che conoscevamo noi. Ci sono tutte le diciamo le caratteristiche per poterlo riproporre, però non c'è quella pellicola sporca come c'era nei primi film. Perché sembra che questo film qua sia fin costato troppo, nel senso anche le inquadrature perfette, cioè nel senso sì, mi sembra che voglia essere troppo bello per essere credibile. Poi alla fine il film è sempre pieno di colpi di scena, salti temporali, incroci, quindi tutto sommato intrattiene anche e come film della saga nel mucchio ci può anche stare, ma non di certo il migliore della saga. Comunque dateci un'occhiata ragazzi e poi mi dite la vostra. Ciao!